Buon pomeriggio, bentrovati all'edizione delle 14 del TG6. In apertura la cronaca, tragedia sul lavoro a Bellante in provincia di Teramo. Questa mattina, poco prima delle 9, un imprenditore edile del posto, Nunzio Sciarra, 64 anni, padre di 5 figli, è morto schiacciato dal camion che si è sfrenato lungo la discesa di Via dei Falegnami. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, fatali, gravissimi danni riportati alla testa, è morto sul colpo. Vani i tentativi del 118 di rianimarlo. L'uomo stava lavorando assieme ai figli in un podere nei pressi della zona artigianale quando è accaduto l'incidente. La ditta è incaricata di alcuni lavori in un'abitazione privata. Dopo aver scaricato un escavatore dal mezzo, l'imprenditore stava sistemando lo stesso mezzo meccanico quando ha visto il camion muoversi verso la statale. Ha tentato disperatamente di fermare la corsa del mezzo, ma è stato schiacciato contro il muro. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del lavoro della ASL, che hanno aperto un'inchiesta al pari di quella della magistratura. Andiamo avanti, cambiamo pagina e ci spostiamo all'Aquila, dove il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha illustrato opere e importi contenuti nel master plan per il sud, il servizio di Filippo Tronca. Altro che briciole per il capoluogo, l'Aquila. Il master plan per il sud, che il governo Renzi ha di fatto approvato per la parte dedicata all'Abruzzo, prevede oltre 60 interventi per un investimento complessivo che supera gli 1,2 miliardi e di questi 80 milioni di euro sono per opere localizzate nel capoluogo e nel suo comprensorio. A ribadirlo a chiare lettere oggi il presidente della regione Luciano D'Alfonso, affiancato dal consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci e dal sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Un lavoro di questo livello di programmazione in Abruzzo non si è mai fatto, bisogna tornare ai tempi del grande Mattucci. C'è l'integrale copertura finanziaria che tra l'altro questa sera in cabina di regia a Palazzo Chigi definiremo. Noi per quanto riguarda l'Aquila abbiamo mantenuto esattamente gli impegni assunti, di cui anche al mio intervento al Consiglio Comunale dell'Aquila. Ci sono risorse adeguate per potenziare l'infrastruttura per il cicloturismo e le ciclovie anche della montagna, dell'entroterra e della collina del fiume Aterno. Ci sono risorse importanti per quanto riguarda l'ex psichiatrico. Ci sono le risorse riguardanti Abruzzo Regione della Vista, ci sono risorse significative riguardanti anche il potenziamento del sistema della viabilità, il sistema idrico e fognario e il sistema anche della copertura della banda ultralarga. Pietrucci ricorda poi che nel masterplan non poteva esserci l'universo mondo, l'importante è che ci siano opere strategiche utili per il territorio. E finalmente sono state recepite quelle che erano le indicazioni, è stato messo nero su bianco, noi abbiamo detto che avremmo fatto una conferenza stampa non appena avremmo avuto il documento che certificava gli interventi che noi ritenevamo indispensabili, oltre quelli giustissimi, che aveva già messo il Presidente della Regione Abruzzo. Pensare che il masterplan potesse contenere tutte le misure che servivano al territorio Aquilano era una follia, però masterplan oltre una serie di altri interventi fuori masterplan, tra cui quello dell'allegato alle infrastrutture, la superstrada Aquila Matrice, statale 17, la legge dell'Aquila Città Capoluogo che nei prossimi giorni dovrebbe essere approvata, addirittura il finanziamento dei 4,7 milioni in aggiunta ai 2,5 della donazione dell'Emilia Romagna per l'elisoccorso alla centrale unica del 118, io penso che ci possiamo ritenere veramente soddisfatti. E questa mattina a Pescara si è svolta la conferenza dei servizi che riguarda la centrale della Power Crop di Avezzano e sotto la sede della regione a via Passo Lanciano a Pescara c'erano associazioni di categoria e dell'agricoltura che hanno ribadito il loro no alla costruzione dell'inceneritore nel Fucino. Paolo Renzetti. Si torna a manifestare dinanzi la sede della regione a Pescara, siete più che mai determinati? Siamo sempre determinati quando si parla di tutela del territorio, speriamo che venga definitivamente messa fine a questa triste vicenda riguardante appunto l'inceneritore a biomasse Power Crop nel Fucino. E chiediamo appunto che la regione Abruzzo metta definitivamente, perché sono 9 anni che andiamo avanti, metta definitivamente fine a questa vicenda. Il Fucino
Fucino è nato per l'agricoltura, gli agricoltori del Fucino vogliono un'agricoltura di qualità, prodotti di qualità, stanno facendo sacrifici e si stanno impegnando in tal senso. La Marsica vuole un ambiente di qualità, la nostra salute e la nostra economia non può essere compromessa dagli interessi di pochi privati che non portano alcun beneficio sul nostro territorio. Gli sviluppi oggi potrebbero essere addirittura definitivi, nel senso che la conferenza di servizio, se non trova all'interno del progetto delle difformità normative, potrebbe addirittura dare il parere positivo e quindi autorizzare la società a costruire questo inceneritore. La Giunta ha detto no però a questo progetto. Il parere della Giunta è un parere sicuramente importante, ma è probabilmente tardivo. Questo parere doveva essere emanato almeno 3 o 4 anni fa, soprattutto in tema di via, perché è stato il via che ha dato, ha consentito alla Powercrop di andare avanti sul progetto. Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi ha presentato un esposto alla Procura regionale riguardo le REMS. Andiamo a vedere di cosa si tratta nel servizio di Elisa Leuzzo. Danno all'erario e violazione dei diritti umani, la pazza storia delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza che per legge oggi vanno a sostituire il vecchio ospedale psichiatrico. A denunciare oggi gli esponenti di Amnistia, Giustizia e Libertà Abruzzi, che hanno presentato un esposto alla Procura regionale per l'Abruzzo presso la Corte dei Conti. La vicenda parte da Ripateatina, dove doveva essere costruita una REMS da 4 milioni di euro, mentre temporaneamente la residenza penale doveva essere istituita a Guardia Grele, ma il progetto viene bloccato dal TAR, poi arriva dall'Aquila la proposta di Lucoli, costo 800.000 euro, soluzione già pronta. Ma intanto il subcommissario Zuccatelli aveva dato il nulla osta, 31 marzo 2015, ad una struttura a Rosello. L'ASL di L'Aquila ottiene comunque il sì a reperire una struttura, Lucoli scompare e si arriva a Barete. Non è pronta, non ha i requisiti, deve essere ristrutturata e in più verrà a costare circa 150.000 euro di locazione, quando ce n'era una già pronta, Rosello, che non aveva costi di questo tipo. Scompare la proposta che avrebbe portato ad un risparmio per l'erario di 3.700.000 euro. Deve valutare la Procura presso la Corte dei Conti se ricorrono anche, oltre al chiaro danno patrimoniale, i requisiti e presupposti di legge per esercitare l'azione di responsabilità contro i responsabili. Questo chiaro sperpero di denaro pubblico. Restiamo alla politica e ci spostiamo a Teramo per tornare ad occuparci della crisi di maggioranza. Ad una settimana dall'uscita dell'assessore ai lavori pubblici Giorgio Di Giovangiacomo e dalla richiesta di dimissioni del sindaco da parte di tutte le opposizioni, non c'è ancora nessuna decisione da parte del primo cittadino per cercare di sbrogliare questa matassa che sembra sempre più intricata. Sentiamo il servizio. A Teramo, dopo ormai una settimana dall'uscita dell'assessore lavori pubblici, la maggioranza è ancora inesistente. Si continua a litigare su tutto, su poltrone, su potere e su soldi. Ultimo, la questione del mutuo richiesto dal gruppo di Futuro In per le manutenzioni, duramente contestato dal consigliere Di Sabatino, che oggi, durante la seduta in commissione, ha alzato la voce contro il sindaco e gli esponenti gattiani per poi abbandonare la seduta. Interviene così il Movimento 5 Stelle. Il sindaco è completamente senza maggioranza, in quanto Fratelli d'Italia è uscito, il gruppo di Angelo Puglia e Campana è uscito, il gruppo di Sabatino Martina è uscito. Al sindaco rimangono solo le dimissioni per dare dignità a una città capoluogo che è da mesi senza una maggioranza e senza un'amministrazione che governi decentemente questo territorio. L'ex assessore Di Giovangiacomo invece è palesemente deluso dalla mancata azione ad una settimana dalla sua uscita, dalla mancata risposta alla cittadinanza da parte del sindaco. Aspettiamo, la città aspetta più che altro, più che noi, perché noi abbiamo fatto una scelta ben precisa per rimettere in gabbo alcune situazioni del buon amministrare. Per far ciò bisogna avere una maggioranza coesa, soprattutto in questo momento storico dove bisogna fare delle scelte importanti, dunque questo era l'input che noi abbiamo lanciato con questa azione, che è solo un'azione politica perché poi è stata fra virgolette strumentalizzata sulle mie dimissioni, ma le mie dimissioni non sono state solo fatte da Giorgio Di Giovangiacomo, ma è stata fatta dall'intero gruppo e condivisa dall'intero gruppo, dunque una scelta politica ben precisa e finalizzata solo ad ottenere alcuni risultati, ma nel solo esclusivo interesse della collettività teramana.
anche il Partito Democratico, così come gli altri, ha chiesto le dimissioni, però le dimissioni comporterebbero comunque il commissariamento di oltre un anno della città e non è positivo per Teramo e per i cittadini. Quindi cosa altro si potrebbe sperare? Ma sicuramente in via generale un commissariamento non è mai un aspetto positivo, ma la domanda che io pongo, quello che questa amministrazione sta facendo, ha fatto in questi anni e che sta continuando a fare, questa incertezza, questa indeterminatezza, questa situazione di bilancio drammatica e di predissesto, non è di fatto uno stallo per i cittadini e per la città? Noi siamo in una situazione di commissariamento di fatto già. Comune dell'Aquila sull'orlo del baratro, questo dicono le opposizioni, lanciato l'allarme su 24 milioni di euro mancanti per chiudere il bilancio di previsione e l'emergenza sicurezza. L'Aquila sull'orlo del baratro, con un buco nel bilancio da 24 milioni di euro e la concreta ipotesi che in autunno si dovranno aumentare le tasse sui rifiuti del 20%. In una città inoltre sempre più preda della microcriminalità. L'apocalittico scenario è stato illustrato oggi dai consiglieri di opposizione Guido Liris, Alessandro Piccinini, Giorgio De Matteis, Raffaele Daniele e Pierluigi Properzi. Beh, siamo 24 milioni di euro sotto, il 30 di aprile si chiuderà il bilancio, o almeno dovrebbe chiudersi il bilancio, non si sono ancora riunite le commissioni propedeutiche alla chiusura del bilancio, non abbiamo ancora tempo per gli emendamenti, siamo 24 milioni di euro sotto, l'assessore competente dichiara che dovrà aumentare del 20% la tassa sui rifiuti in autunno e addirittura sarebbe stato necessario l'aumento del 50%. Noi siamo assolutamente contrari a questo tipo di soluzione di una problematica di cui si era fatto carico il PD nazionale con Stefania Mezzomane, con la visita di Zanda, ma che non ha portato i risultati sperati. Altre emergenze: la sicurezza, la microcriminalità, detto Piccinini, sta sediando gli aquilani, servono più agenti di polizia perché la città è ora molto più estesa e delle telecamere più volte annunciate neanche l'ombra. Si era paventata l'ipotesi che a Pescara non potesse essere più applicata la tassa di soggiorno appena varata per una sentenza della Corte dei Conti. Il Comune smentisce e dice di aver chiesto preventivamente il parere alla stessa Corte dei Conti di poterla applicare perché Comune in predissesto. Sentiamo. Assessore Cuzzi, si parla della tassa di soggiorno, proprio oggi è uscita una notizia che parlerebbe di un divieto di imporre nuove tasse alle amministrazioni comunali e anche a Pescara, però voi avevate interpellato e chiesto un parere addirittura alla Corte dei Conti. Ma noi abbiamo seguito l'iter giusto, abbiamo chiesto un parere alla Corte dei Conti che ha rimesso in capo all'amministrazione questo tipo di scelta, appunto perché noi siamo un ente in predissesto e devo dire che la Corte dei Conti invece d'altro canto ha vietato a comuni che non sono nella nostra situazione, tipo il comune di Gioglianova, di implementare questo tipo di nuova imposta. Quindi la tassa di soggiorno ci sarà e verrà applicata sin da subito? Ma la tassa di soggiorno ci sarà come contributo di scopo per rilanciare la vocazione turistica della città, è appunto una tassa di scopo che pagheranno le persone che arriveranno in città e non i cittadini pescaresi e deve essere intesa come un investimento per il nostro territorio, appunto per rilanciare l'attrattività di Pescara, un percorso fatto con gli albergatori, le DMC, attraverso un programma serio incluso nel piano marketing che porterà Pescara ad avere una nuova vitalità dal punto di vista turistico e attrattivo. Adesso parliamo del lavoro e dell'occupazione. L'assessore regionale alla pubblica istruzione Marinella Sclocco ha presentato le nuove politiche in materia di apprendimento grazie ai politecnici professionali. L'obiettivo è quello di formare gli studenti per un futuro inserimento lavorativo. Assessore Sclocco, si parla di poli tecnico-professionali e di una riforma che ci sarà, di cosa parliamo in particolare? Saranno dei contratti di rete pubblico-privati che avranno come obiettivo l'istruzione, la formazione e l'ingresso al mondo del lavoro. Di fatto le imprese diranno quali sono le figure a loro necessarie, le imprese del territorio ma non solo, diranno quali sono le figure per loro necessarie, si farà formazione su quelle specifiche figure sperando appunto poi che i ragazzi possano essere poi inseriti nel mondo del lavoro. Gli strumenti sono quelli
quelli della formazione, sono quelli anche del lavoro, come dire, della formazione on the job, come le scuole, le botteghe scuola per esempio. E le filiere scelte, individuate, sono sei, che sono l'energia, la meccatronica, la mobilità sostenibile, la moda, il turismo e l'agroalimentare. Parliamo dunque di un ulteriore strumento per favorire l'occupazione in un momento particolare. Sì, la formazione specifica, molto focalizzata, perché appunto abbiamo già nella rete le imprese che ci chiederanno le figure di cui loro hanno bisogno, e quindi poi certo una formazione specifica che spero potrà avere una risposta concreta e immediata. Adesso ci occupiamo dei fondi europei. Questa mattina a Pescara, nell'aula Federico Caffè dell'Università De Annunzio, si è tenuto un seminario proprio sui finanziamenti alle imprese, sulle opportunità di lavoro e formazione che arrivano dall'Europa. Si è sottolineata l'importanza dell'offerta di fondi del Fondo Sociale Europeo. L'attenzione dovrà essere concentrata nella fase progettuale, hanno detto i rappresentanti della Regione, in grado di guardare alle esigenze e ai bisogni dei singoli territori. Non è più tollerabile assistere ad un Abruzzo che cammina a due velocità, ha detto l'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo. Il nostro principale obiettivo è di non lasciare indietro nessuno e di pensare invece ad una politica armonica di sviluppo dell'intero territorio regionale, ha concluso l'assessore. Da qui l'idea di una quota di riserva dei fondi strutturali europei per le aree interne, e tra qualche mese sarà perfezionato il piano esecutivo dell'FSE e poi sarà la volta dei primi bandi pubblici. Per i prossimi tre anni, ha annunciato Tommaso Di Rino, ci saranno a disposizione 45 dei 142 milioni dell'intera dotazione finanziaria. L'idea è quella di realizzare un piccolo master plan del lavoro. Avviati i lavori da parte della provincia di Pescara nella parte nord del litorale del comune di Montesilvano per realizzare una pista ciclabile nell'ambito del progetto Bike to Cost. Il finanziamento è di 1.100.000 euro, e ci sono state anche delle polemiche proprio in relazione alla modalità di costruzione di questa pista ciclabile. Presidente Di Marco, partiranno a breve i lavori per il completamento e l'adeguamento della pista ciclabile nella zona nord di Pescara, nel comune di Montesilvano in particolare. Siamo già al lavoro da qualche settimana e abbiamo anche l'ambizione di poter concludere entro la fine di giugno i lavori appunto interessanti, il tratto diciamo di strada che va da Montesilvano fino ad arrivare a Francavilla, passando per Pescara. Noi abbiamo una esigenza, quella di rendere, come dire, definitivamente possibile questo risultato della pista ciclabile Bike to Cost, che è tanto attesa non solo dalla città di Pescara ma da tutta la comunità, diciamo, adriatica, che guarda con interesse a una soluzione che molti avrebbero già voluto poter, diciamo, avere a disposizione. Io sono soddisfatto del lavoro fatto dalla provincia di Pescara, dalla struttura tecnica, ingegner D'Incecco, e con la condivisione anche del sindaco di Pescara e del sindaco di Montesilvano, che hanno con noi appunto voluto mettere in piedi questo progetto così ambizioso con un finanziamento di 1.100.000 euro. Come provincia di fatto vi siete sostituiti ai comuni? Esattamente questo, perché siamo noi, diciamo, delegati a questa formula, diciamo, concertata con gli enti locali, ma la cosa più importante è che abbiamo anche concertato le soluzioni che gli stessi comuni ci hanno appunto comunicato nelle conferenze di servizi, e abbiamo appunto inteso agire rispetto anche alle precarietà che ciascun comune ci ha voluto segnalare e che noi abbiamo fatto proprie. Toccherà tantissime piazze italiane, anche in Abruzzo, a Pescara e a Teramo ci sarà il camper rosa della prevenzione. Noi andiamo a vedere cosa accadrà nel capoluogo abruzzino. Un venerdì mattina dedicato alle donne e alla conoscenza del sistema di cure e di tutela della salute rosa. Teramo, Piazza Martiri, ospiterà domani dalle 9 alle 13 il camper rosa e una tenda allestita dal personale della Croce Rossa per effettuare alcune prestazioni gratuite. L'occasione è quella della Giornata Nazionale della Salute della Donna, voluta dal Ministero della Sanità. L'equipe ginecologica, insieme a quella radiologica e del percorso senologico, sarà a disposizione per visite e per fornire informazioni utili, dalla fertilità alla violenza,
sicurezza, dall'alimentazione alla prevenzione dei tumori, dalla cosmesi ai disturbi alimentari e alle malattie croniche. Dobbiamo puntare sulla prevenzione e questo per tutte le malattie. E in modo particolare si presta alla sfera genitale femminile e sappiamo che proprio grazie agli screening, parliamo del pap test, parliamo di altre attività che riguardano l'apparato genitale, noi abbiamo sconfitto molti tumori femminili e quindi oggi per esempio il carcinoma della Porzio, cioè del collo dell'utero, grazie allo screening con il pap test o con l'HPV test, è una cosa rara in fase avanzata. Ed ora andiamo a Penna Sant'Andrea per scoprire la 17ª edizione della Festa dell'Albero. Si svolgerà domani 22 aprile a Penna Sant'Andrea la 17ª edizione della Festa dell'Albero per valorizzare il patrimonio boschivo della riserva di Castel Cerreto con la partecipazione delle scuole dell'Unione dei Comuni del Medio Vomano e del Corpo Forestale. Sono i ragazzi delle scuole che mettono a dimora, anche se è un gesto simbolico, queste piante che vengono donate, fornite dal Corpo Forestale dello Stato di Teramo. E in questa occasione, oltre a mettere a dimora delle piante, c'è una liberazione di uccelli rapaci, sempre forniti dalla forestale, che vengono da un centro di recupero. La didattica è in fondo il fine principale della nostra riserva, quello di educare un po' i giovani, partendo dalle scuole dove c'è il vivaio di questi ragazzi, all'educazione, al rispetto della natura e di una vita sostenibile. La nostra riserva è gestita dalla cooperativa Floema e si ha un'estensione di 142 ettari, va dai 300 metri di altitudine fino ai 600 metri della frazione Pilone dove è situata la porta della riserva. Qui ci abbiamo anche la foresteria, abbiamo una piccola area camping per favorire diciamo il soggiorno per chi volesse rimanere per qualche giorno in più. E adesso lo sport con il calcio di Serie B in primo piano e parliamo dei festeggiamenti per gli 80 anni del Pescara, grande festa in città per il ritorno di Leo Junior che è arrivato ad inaugurare la mostra degli 80 anni del club. Il centrocampista brasiliano sabato sarà in tribuna per seguire la gara del Pescara contro il Brescia. Anche se sono stato soltanto due anni indimenticabili, e perciò è un onore per me fare parte della storia di questa società e poi soprattutto di questa città, perché in questi due anni abbiamo vissuto veramente giorni moltissimi felici. Io sono stato accolto di una maniera che non pensavo e alla fine per me è sempre un piacere ritornare alla città. Pescara di oggi in lotta per tornare in Serie A, il Pescara di Massimo Oddo. Ma non posso parlare così, sarebbe un'ingiustizia della mia parte. Ho visto la partita ieri e mi ha dimostrato una cosa importante in questo momento che si arriva diciamo alla fine del campionato, che è una squadra soprattutto grintosa, che ha saputo gestire un risultato ieri che era abbastanza difficile perché le Spezia ha fatto diciamo, tutto quello che poteva per arrivare almeno al pareggio. E mi sembra che i ragazzi di Massimo sono riusciti a fare, diciamo, hanno inquadrato la partita come doveva fare. E se rimangono con questa grinta fino alla fine, penso che proprio possono farcela. Siamo alla Virtus Lanciano, la mazzata del meno 5 punti in classifica complica i piani salvezza dei frentani che cercano di concentrarsi sulla difficile gara contro il Cagliari. Intanto la società con il suo avvocato Chiacchio prepara il ricorso. Ascoltiamo proprio l'avvocato intervenuto nella trasmissione di ieri sera Virtus Style condotta da Alessio Giancristoforo. Verrà sicuramente proposto appello e che con fiducia tenteremo di dimostrare che l'addebito relativo alla dichiarazione non veridica contestata è infondato, deve essere riformato e che quindi su questo punto, su questo problema contiamo di ottenere il proscioglimento della società. Su questa
su questa contestazione. Insomma, qualche spiraglio per il ricorso, questo lo ha annunciato anche la società con l'amministratore delegato, ma compatta tutto il vertice societario. C'è qualche possibilità e le vogliamo chiedere anche che tempistiche dobbiamo attenderci? Allora, che questa sentenza, questa sanzione possa essere ridotta, lo penso anche io, però non mi si può chiedere il quantum della riduzione. Su questo io non posso intervenire e non posso parlare. Per i tempi ritengo che nell'arco di 20-25 giorni potremmo già arrivare alla decisione di secondo grado e che sicuramente quella decisione interverrà prima della fine del campionato. Come si gestirà questo ricorso? Le carte in pratica quando verranno presentate proprio in soldoni? Guardi, non abbiamo neppure avuto la notifica della sentenza. La sentenza è stata solamente pubblicata. Dopo la notifica provvederemo a chiedere gli atti del procedimento. Ricevuti gli atti abbiamo 7 giorni di tempo per fare il ricorso, ma lo faremo molto velocemente. Non appena avremo gli atti, ritengo 2-3 giorni, depositeremo anche l'appello. Chiudiamo la pagina della Serie B andando a vedere le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato. Allora, il Pescara, che gioca contro il Brescia, l'Adriatico Cornacchia, sarà diretto da Gianluca Sacchi di Macerata, mentre Cagliari-Lanciano è stata affidata a Daniele Minelli di Varese. Scendiamo in Lega Pro, è mancata la forma migliore all'attaccante del Teramo Francesco Forte. La punta scuola Inter parla delle ultime partite da affrontare con la maglia del Teramo e promette ai tifosi che sarà in grado di dimostrare il suo valore. Ascoltiamolo. Ma è un momento in cui bisogna comunque restare concentrati sulle ultime 3 partite, perché bisogna portare a casa altri 9 punti, che comunque ci sono 3 partite importanti. A Pistoiese sicuramente sarà una partita difficile perché si gioca la salvezza, mentre invece in casa contro la SPAL dobbiamo mantenere la nostra imbattibilità, e poi c'è l'ultima partita a Punta Edera, quindi sicuramente è un momento dove bisogna stare concentrati, dove bisogna comunque tenere alta l'asticella e finire al meglio la stagione. Diciamo che una risorsa importante anche per me fare assist, far giocare bene comunque la squadra, perché quando non vengono i gol, almeno comunque bene o male dare una mano alla squadra, cercare di mandare un compagno in porta è sempre gratificante. Chiaramente ora aspetto che il favore sia ricambiato. Senti, quindi archiviati i fischi di qualche settimana fa del Bonone? Ma quello fa solo bene, cioè mi fa crescere, perché mi fa allargare un po' le spalle, mi fa crescere di personalità, e sta a me adesso dimostrare, far vedere quello che valgo. Quindi non sarà né la prima né l'ultima volta, penso, che accadrà, che accade anche nel calcio, quindi non ci sono assolutamente problemi, anzi li capisco, i tifosi, e quindi voglio solo far vedere, insomma, quello che valgo. Partita decisiva per l'Aquila contro il Rimini, rientrano Maccarrone e Milicevic. Andiamo a seguire insieme il servizio di Gianmarco Menga. Penultimo giorno di lavoro per l'Aquila di Modica, prima della partenza per Rimini, dove i rossoblù si giocheranno le residue speranze per evitare play-out. Sul fronte formazione l'unica certezza è la conferma del 4-3-3. In difesa è pronto al rientro Giordano Maccarrone, che dovrebbe fare coppia con Piva. Sugli esterni, con Chirieletti fuori causa, Di Mercurio potrebbe tornare titolare, con Ligorio sul fronte mancino. L'altro grande rientro rispetto al match di Siena è quello di Milicevic in mezzo al campo. Le sue geometrie e la sua visione di gioco saranno un toccasana per la manovra dell'Aquila. A caccia di una maglia sulla mediana c'è anche De Francesco, lasciato in panchina da Modica per tutti i 90 minuti contro il Siena. L'ex Lazio si giocherà il posto con uno tra Boulevardi e Manuel Mancini. In attacco Perna è favorito su De Sousa, mentre Ceccarelli potrebbe tornare titolare dopo tantissimo tempo. Mancheranno di certo Pesoli per infortunio e Triarico per squalifica.
Nel Rimini mancherà invece Nicola Mancino, appiedato per un turno dal giudice sportivo per recidività in ammonizioni. Intanto il pianeta L'Aquila può sorridere per la grande notizia arrivata ieri dalle giovanili. In particolare la formazione degli allievi nazionali guidata dal tecnico Alex Taribello si è qualificata aritmeticamente ai play-off. Ieri si è infatti disputato il recupero tra Roma e Foggia. La vittoria dei giallorossi ha qualificato la formazione aquilana che dunque a metà maggio parteciperà alle Final Eight di categoria. Risultato storico mai raggiunto per il vivaio rossoblu del presidente Fabrizio Rossi al suo primo anno da numero uno delle giovanili. È tutto per questa prima edizione del TG6. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.